Carduzzi di Ostia Attiva, Comitato Ostia Attiva. Beh, io non credo che si debba aggiungere molto a quello che è stato detto, perché è stato detto tanto, nel senso che noi avevamo bisogno di queste informazioni. Il problema è questi termini, e quando non c'è informazione c'è ignoranza, e quando c'è ignoranza i balneari fanno quello che vogliono. Il discorso sta in questi termini, molto semplici, semplici, semplici. Per cui non aggiungo niente, nel senso che mi sento invece di fare un appello, nel senso che questo movimento che sta in piedi, che non è nato oggi ma viene avanti da parecchi anni, con alti e bassi, si è smorzato e poi si riprende nel momento in cui sentiamo più impellente il bisogno di avere il mare più a disposizione. Però ecco, sull'onda, così, su quest'onda, io penso che sia il momento di forzare la mano, così mi sento di dire, in questo senso qui. Per cui abbiamo bisogno di aiuto, perché poi gira e rigira, poi diciamocela così proprio francamente. Poi chi si muove, grosso modo, sono sempre le stesse persone, ci mettono la faccia, vanno a litigare, perché si tratta di questo, si tratta di andare a litigare fisicamente, anche quasi fisicamente, con i gestori che ci conoscono, che stanno. Per cui non mi sembra che in questi termini non può essere messo in questi termini. Io non voglio andare in giro per Ostia e il gestore mi dice: ah, ma tu qua. No, assolutamente. Per cui io chiedo, ecco, un appello è questo qui, che ci sia una maggior partecipazione, una maggiore presa di coscienza di questo problema, che non può essere demandato solo e semplicemente ad alcune persone che sono più attive e che si fanno carico di questo problema. Un'altra piccola cosa, così, questa è per chiudere in maniera così, in maniera di sorridere in questo senso. Ultimamente, venerdì mattina, stavamo alla rotonda della Cristoforo Colombo, e vi invito ad andare a vedere in che condizioni è. Signori, andate a vedere la rotonda della Cristoforo Colombo, che dovrebbe essere il biglietto da visita di Ostia. Andate a vedere in che tempo. Vabbè, lasciamo vedere. Prima era, davanti alla rotonda c'era il mare libero, la spiaggia libera, si scendeva e si andava sulla spiaggia. Andate a vedere cosa è diventato adesso. Allora, io mi sono permesso di andare allo Sporting Beach. Allora, signori, io non... aveva ragione la vecchietta che non voleva mai morire perché voleva imparare qualche cosa. Ho imparato che per andare al mare ci sono i tornelli. Ci sono i tornelli per andare al mare, per entrare a uno stabilimento balneare. Ci sono i tornelli, cioè c'è il badge che dei clienti, dei clienti è brutto, ma degli abbonati che per andare devono fare la cosa così. Beh, io questo credo che sia l'apice e che dica in che condizioni, dove siamo arrivati. Grazie. Mi chiamo Giuseppe Di Siena, faccio parte di un gruppo culturale che si chiama Legio del Mare, che c'entra solo sul piano culturale, però ha a che fare con questi problemi. Il caso vuole che io intervenga sempre dopo Leonarduzzi, ma non per contestarlo. Intanto sarò brevissimo perché ormai è tardi, eccetera, però sono qui a testimoniare il fatto che stamattina ero al presidio lì a Piazza Ancomarzio con altri amici e compagni e proponevo proprio di fatto di una continuità, che significa essere presenti almeno tutti i sabati, dico il sabato perché è il momento in cui la gente è più libera, lì a zona Pontile, e poi di fare invece quei blitz, chiamiamoli dolci se volete, entrare, fare prima Ostia Levante, Ostia Ponente, entrare, uscire, passeggiare con i cartelli a modo di uomini sandwich, è un modo anche di educare, di educarci. Io voglio dire questo, se avessimo tempo direi che siamo noi forse poco convinti delle leggi certe volte, perché queste battaglie sono fatte 40 anni fa, chi ha qualche anno lo sa Ostia, poi l'abbiamo acquisita quasi come un dato naturale. Perché? Perché, che so, speravamo nella sinistra, Rutelli, Veltroni, eccetera, eccetera, ecco, il problema è risolto, no? Come i radicali sanno, le devi conquistare. La democrazia è una conquista quotidiana quasi, non la voglio far lunga su questo. Quindi sul piano pratico, perché altrimenti se la cosa finisce qui non ha seguito, ogni sabato presidio intelligente, numeroso si spera, in zona Ancomarzio Pontile, per poi fare quelli, ho chiamati blitz, ma voglio dire ingressi, perché come è stato detto i cartelli devono essere visibili a caratteri grandi, eccetera,
accesso libero, eccetera, eccetera, i servizi siano pure a pagamento chi vuole fare la doccia, ma l'ingresso è libero perché il mare si fruisce, è stato detto, ma lo ripeto, per chi ama il mare, anche con la vista, quasi che solo con la pelle. Cioè, i cittadini di Ostia non capiscono che questo bene che abbiamo va fruito a vari livelli, tutta la sensorialità umana, no? La vista, l'occhio, l'udito, le onde, eccetera. Uno potrebbe fare la poesia su queste cose. Cosa voglio dire? Che per chi come noi passeggia, ama passeggiare, il mare è anche vederlo d'inverno, d'estate. Questa è una cosa importante che forse culturalmente non abbiamo acquisito, io devo riscoprirla volta per volta, no? Ecco, facciamo questa diffusione e con i cartelli, con i volantini lo possiamo fare, dobbiamo rieducarci per educare lo Stato, eccetera. Perché ripeto, su queste cose non è mai nulla per scontato, la democrazia della conoscenza. Quindi invito anch'io a un impegno quotidiano, ma ripeto, se non le facciamo queste cose chi mai le farà? E per fare avremo seguito, se i vari comitati insieme, in questo caso non ci sono, come dire, fratture politiche di sorta, siamo tutti convinti di questo bene, ripeto, presidio ogni settimana, perché se noi ci troviamo l'anno prossimo, oggi è il solstizio d'estate del 2014, ci troviamo al solstizio d'inverno o solstizio d'estate del 2015 senza che il problema sia risolto. Volevo finire così, a me piace in un periodo in cui si fanno calendari rigidi, no? Dice febbraio faccio questo, a marzo quest'altro, perché non facciamo un nostro controcalendario? Entro giugno, cartellonistica grande, grossa, no? Facciamo questo. Entro luglio, che so, abbattimento di quelle inferriate così che fanno in mare. E poi dico, l'anno prossimo, diamo un anno di tempo, i muri via, gli diamo un anno di tempo, va bene, per abbattere i muri in lungomuro. Quindi l'anno prossimo, il 21 giugno del 2015, siamo qui a festeggiare il lungomare, non il lungomuro. Grazie.